della scuola Largo Baccelli e partecipiamo come tante altre classi al concorso delle pietre, al progetto delle pietre della memoria, e in questa occasione abbiamo invitato il cavalier Cesare Venturi, che è nonno, qui è nonno, nonno di Federico, che ci racconterà un po' la sua esperienza di vita durante la guerra, la sua esperienza di vita privata come uomo. I bambini sono molto curiosi, hanno preparato delle domande che vorrebbero fargli. Quindi lasciamo la parola direttamente a Cesare Venturi e benvenuto. Grazie. Cioè, il problema rimane in questo genere. Il periodo in cui sono stato protagonista, nel senso della vita, io sono di origine nel comune di Montelavalle, quindi voi vicino a Pesaro, sono 12 km da Pesaro. La guerra si dà una famiglia contadini che gestiva 18 ettari di terra, quindi sulla strada Colombino, e tra Austria Nuova e Santa Maria Ponto Basso. Ecco lì, sono nato lì, e quindi la vita era la vita del contadino, il ritmo con le stagioni, no? Caldo, freddo, inverno, cioè, tutti questi ritmi della natura, di cui facilmente l'uomo entra in questo sistema e vive nel sistema, dal vivere come naturalmente freddo, e ha le sue impegni secondo le stagioni. Questo era, diciamo, pure un mondo tranquillo, senza traumi, senza avvenimenti drammatici e tragedie. A un certo punto, sappiamo che scoppia la guerra, la guerra si sta avvicinando, sappiamo che i tedeschi sono già a Bologna, e che quindi allora i tedeschi non sapevamo come erano fatti, come non certamente, ma che si diceva che ero cattivo, un po' qualche chiacchiera era arrivata, l'ho detto anche in qualche comune dall'altra parte. E un giorno, mentre noi eravamo tranquilli con l'aria, con tutti gli animali, si faceva la vita, diciamo, di tutti i giorni. All'improvviso arriva una jeep tedesca con 10 militari tedeschi, piuttosto con un viso abbastanza caricati di aggressività, anche se noi, io avevo 7 anni, eravamo stati curiosi, andavamo intorno ai curiosi di questa gente che arrivava. E quindi ci siamo visti, io, mio cugino, a un certo punto il comandante da fuori un mitra e lo punta sul petto di mio padre, dando questo ordine: domani andate via tutti quanti, perché questa casa non ci sarà più. Infatti la nostra casa stava sul fosso anticarro, dove costruirono un grande fosso anticarro, la via gotica, chiamata, che andava da Pesaro fino alla Toscana, oltre gli altri paesi. E noi eravamo disorientati. Quando vedevo, diciamo, i nostri genitori, mio padre, mia zia, erano terrorizzati, perché non sapevano come fare, insomma, raccogliere gli animali, c'erano, no, c'erano le vacche, c'erano altri, cioè tutto quello che in casa di contadini si vive. A un certo punto tutti sono andati a fare, perché c'era così. E infatti nel giro di una giornata abbiamo dovuto lasciare tutto e prendere quel poco che è lì, andare via e scappare, andare dalla parte interna dove noi eravamo. La mia bisnonna aveva una figlia che stava a Montegabbio, e quindi partivo a piedi per andare a Montegabbio, quindi una specie di colonna un po' a piedi, con qualche, anche con una bestia che tirava un carro, quindi una cosa era fatta. Però la consapevolezza nostra era un po' storditi, perché sì, andiamo da,
dalla nonna, andiamo su come ragazzini, ma gli altri, i grandi, lì se li vedevo, sono, erano tutti preoccupati, sì, no? Che, da su poi archivi, non so se, se sapete solo la breve dei 20 chilometri, solo, passando per San Giusto, no? San Giusto, come si chiama? E poi si va a Monte Gaudio e lì si ferma. Mentre il giorno dopo, perché c'è una Montilato, Monte Gaudio, che si vede tutta il mare e si vede tutto, c'è una scusa contro e si vede una grande esplosione, oltre ora anche altre case. E quindi avevamo già immaginato che la casa nostra c'era più. Una casa del 715 che si è costruita, era costruita per tutte le città di contadini, cioè le bestie, il granaio, poi c'era il pozzo, poi c'era i capanni vari per le attrezzi. Quindi era diciamo, un mondo che è inimmaginabile oggi, per voi che, no? Per noi che abbiamo tutta la struttura moderna, però questa era la vita quei tempi. Che cosa succede? Che a un certo punto noi siamo ospiti, se poi già c'era qualche conflitto con i partigiani, quindi toccava essere molto cauti, se si ospitava qualcuno c'erano stati alcuni abbassamenti comunque. E finito poi l'avanzata della ottava armata, non riuscirono, hanno minato però tutti i campi, fino su a Sasso Corvaro, quella parte, cioè mirati, cioè stesi tutti gli albi con le mine fatte saltare, perché si voleva la visuale, allora gli alberi e quindi a questo punto c'era la presenza di centinaia di metri di terra, anche tutti senza alberi. Per esempio quando si andava a Urbino, no? Atteso, tutti le compagne avevano più di altri, che non sapevano. In realtà gli alleati hanno accelerato l'avanzata e quindi sono riusciti a superare la via gotica e quindi continuare. E noi siamo rimasti lì per un po' di tempo. Poi dopo, quando già il fronte era verso Bologna più avanti, il governo da allora, insomma, quel solito Bonauro, comunque, diedero subito il corso allo sminamento di tutti i terreni, sono centinaia e centinaia di ettari, quindi per dare la possibilità, anche se non c'era la casa, ai contadini di ritornare sul posto in giornata per continuare a terra, perché non si mangiava, non c'era pieno, quindi c'era una necessità forte di ritornare sulla terra e fare l'insalata, si fanno un po' di grado. Io poi, stando scolato, noi eravamo tornati a Montalabate, una gentile signora del posto, la pittrice di Montalabate, Iore Zarcolini, ci ospitò, noi come famiglia, noi eravamo in cinque, più c'era 3 km da Montalabate sul terreno. E questa giornata meravigliosa, e quindi volevo andare su, passo sul terreno, no, la strada è di strada, la strada vedo da qui, ecco dove sta Federico, era rimasto una piccola vite e c'era un grappolo che rifletteva la luce, colpito proprio. Allora, niente, vado per prenderlo, questo traio, sento di soltanto che non lo contiene, cioè niente, con un piede, allora lo disco i due piedi e cerco di strappare tutti i corpi. Mentre strappavo questo grappolo, sentivo il vuoto dei piedi, il vuoto, e lo scoppio. E ritrovai dentro la buca. Con gli arti inferiori trinciati, c'erano piede che controllava la parte, un altro non c'era più, era saltato. Io
cioè uno non si rende conto che si trova un ragazzo scoppio della buca, e poi scopre che i giovani hanno la capacità subito di riprendersi, no? La vitalità, era stato rapido, questa consapevolezza, io mi sono trovato, diciamo così, e a pochi metri dove stavo il delirio, gli altri contadini sulla strada, sentito il botto, e sono cercato dentro il successo. E mi dico, io ho chiesto aiuto, ma mi sembra la cura che sarà felice. Allora, Bertolini cerca di venire giù, allora ho cercato la vitalità, se l'avevo, e quindi, però è anche la paura, volevo l'aiuto per scappare, quindi ho dovuto trascinarmi dai cartoni fino al mondo della vita, del condotto. Allora, tanto il metro su un mucchio di breccia, perché era settembre, già c'è un mucchio di breccia per l'inverno, no? Per mettere la strada a posto. Arrivava il carro con il cavallo, uno l'ha coperto, adesso l'ha portato con il cavallo. Sono 3 chilometri, con il calesse, quindi arrivava a portare la parte. Sono passati già un'ora, forse anche di più. E mi portano a casa. Volete loro che fanno? Mi mettono lì sul letto, in attesa che vanno a avvisare loro stessi, il medico condotto, di che c'era un ammalato in quelle condizioni, e arriva il medico che al volo capisce, aspettato un po', arrivasse mio padre che era fuori, mia madre non può andare a lavorare, a un certo punto per estendere il significato di morte. Mio padre appena arrivato, non è andato a retta al medico condotto, ma ha preso un camioncino e un materasso mi portò a Pesaro. Da Pesaro all'ospedale di San Salvatore di Pesaro, da Montrabatto, sono 12 km, con le buche, no? E il calesse, il camioncino tra malati. Io gli gridavo che fermasse perché ero sete, quindi la pressione era quasi zero ormai. E urlavo, mio padre non ha fatto tutto il marchio. Arrivo al pronto soccorso, mi chiedo quelle condizioni, senza lacci, emostatici, senza iniezione antitetanica, perché lui, questo, in buona fede, il medico ha detto, ma tanto questo, vuol dire, i lacci per sicurezza, è uno dei dolori più forti che ho sentito in vita mia, sono i lacci emostatici. Prendetti. Poi li operarono, sarà allora il costo mi sembra, diciamo su di tutte le parti, persino credo di darti bagno, e sopravvissi. Questa storia, che non è storia ma è verità, per cui mi fa piacere anche raccontare queste cose, perché sono esperienze di vita fondamentali, nel senso ognuno di noi che ha qualche inciampo nella vita non deve mai perdersi del coraggio, lo deve avere, e in qualsiasi difficoltà che voi troverete nella vita non dovete mai scoraggiarvi. La vita è un sogno e come tale diventano come sogno di verità, tra il sogno e la verità, però la vita ha un grande valore, va vissuta con serenità, mai con astio, con rabbia, perché si conquista la vita soltanto con l'amore, con la serenità, e capisco che è molto difficile quello che si chiede a ognuno di noi, però non ci sono altre strade. Soltanto, diciamo, coraggio, serenità e fiducia nella vita e se stessi. Questo passo è questo. Dopo...